Salve a tutti. Devo ancora iniziare, sennò siamo di parte. Allora, innanzitutto, grazie per la massiccia affluenza. Siete da questa parte, siete davvero uno spettacolo. Complimenti a voi. Allora, che dire? Innanzitutto, ho preferito parlare questa sera per mettere, come si suol dire, i puntini sulle i. Adesso lo facciamo con calma, però sarò breve e conciso perché devo lasciare spazio al nostro leader politico che vi presenterò fra qualche minuto. Innanzitutto mi presento, sono Gianni Petrella, per quelli che non mi conoscono, e sono un fedelissimo di Stefano e della famiglia Montagono, fiero di esserlo, poi vi specificherò i motivi, e praticamente lavoro con loro da oltre 12 anni. E niente, mi ritengo, anzi sono loro stessi che mi fanno, mi ritengono uno di famiglia, fra virgolette. Allora, dicevo, andiamo ai puntini sulla I. Volevo rimarcare alcuni aspetti che sono stati evidenziati in modo erroneo durante questa campagna. Il primo che dovete sapere è la candidatura di Stefano. La candidatura di Stefano, che ve la vogliono far apparire come una candidatura finalizzata a qualcosa di losco, di oscuro, non c'è nulla, signori, perché la candidatura di Stefano è partita dal sottoscritto, coadiuvato dai miei amici e colleghi che ci lavoriamo ormai da anni insieme. Grazie. E abbiamo insistito in maniera decisa e consistente proprio perché vediamo in lui l'uomo, la figura imprenditoriale che al momento ci può risolvere il problema dello stallo economico. Ci troviamo in una situazione, non facciamo finta di, lo sappiamo benissimo, la crisi ovunque, però all'uscita e in maniera accentuata. Niente, noi vediamo semplicemente in lui, ma non perché è il nostro titolare, semplicemente perché abbiamo valutato quello che ha conseguito negli anni, nonostante la sua giovanissima età, poi lo vedrete di persona, insomma, anche se avete avuto già modo di conoscerlo in questo primo scorcio di campagna elettorale. Allora, ha avuto successi dappertutto, in vari settori dell'economia moderna. Iniziamo con quello squisitamente turistico e penso che sia uno dei nodi fondamentali per far decollare l'economia lucerina. Quello alberghiero, quello, vogliamo parlare della filiera della commercializzazione della produzione dei cereali, è uno dei leader nella capitanata, oppure del settore vitivinicolo e in ultimo quello dei rifiuti. Ho visto, faccio una piccola parentesi, un pilastro del programma politico di una lista concorrente ha il progetto Rifiuti Zero, che comporta praticamente una selezione dei rifiuti e il conseguente recupero degli stessi attraverso il conferimento non presso discariche che smaltiscono, ma verso impianti di compostaggio che recuperano la materia organica producendo concime. Signori miei, Stefano ci è arrivato 8 anni fa e la Bioecoagrim, che noi molti fanno finta di che non esista, ma in realtà è la prima realtà economica a Lucera, e non lo dico io, lo dice il fatturato, lo dice l'indotto, lo dicono le aziende che ci forniscono, i nostri fornitori. Quindi iniziamo a ecco, questa è la riflessione che voglio stasera portare in ciascuno di voi. Iniziamo a prendere le nostre decisioni non per il solito sentito dire, no, ho sentito, mi hanno riferito, basta, andiamo, non crediamo nemmeno a noi operai, nemmeno a Stefano, andiamo a toccare con mano, andiamo a verificare, andiamo a documentarci e dopo traiamo le nostre conclusioni, ma non le emettiamo a prescindere o perché nutriamo una simpatia o non lo so, un sentimento qualsiasi verso una persona. Quindi iniziamo a documentarci. L'azienda è lì aperta, non è una minaccia alcuna, anzi è una risorsa. Ho detto poco fa, è la prima attività a Lucera, quindi è una risorsa che il comune di Lucera deve imparare a sfruttare per il benessere nostro. Vi faccio un piccolo esempio, ma quello più elementare. Quanti di voi pagano la nettezza urbana? Penso tutti.
La cifra individuale? 250, 300, 400, ok. Allora partite dal presupposto che conferendo l'umido, a parte che iniziando, vabbè, l'hanno iniziato in fase di sperimentazione, questa sperimentazione è partita dal 2010, sono passati solo, tra virgolette, 4 anni, ancora in fase di sperimentazione. Noi intanto ritiriamo l'umido da tutta la penisola sorrentina, da mezzo Abruzzo, da mezza Campania, da tutto il Molise, però l'uscita no. Da tutto il Gargano, tutta la Capitanata, tutta l'area del Brindisino, l'uscita no, perché non si fida, fra virgolette, di noi. E va bene, ve lo posso anche passare. Però ripeto, sulla base di quali conclusioni? Conclusioni soggettivi, futili, che poi creano anche dei finti allarmismi. Allora, stavo dicendo, conferendo l'umido verso l'impianto di compostaggio, già si avrebbe un immediato e consistente risparmio sulle casse comunali di milioni di euro, che praticamente moltiplicati per i 5 anni di amministrazione comporterebbero un avanzo di bilancio molto consistente che il comune dovrebbe poi sfruttare come un'ulteriore risorsa per far crescere l'economia locale. Vabbè, questa è giusto una parentesi, quindi deve essere valorizzato come risorsa. Noi diciamo, vediamo in lui come l'imprenditore che al momento è l'unica figura che può dare la scossa, la vera svolta economica a quella situazione di stallo economico che sta attanagliando la nostra Lucira. Ma ripeto, sono i risultati che gli danno ragione. Vi faccio un piccolo aneddoto. Io in molti di voi rivedo la stessa sensazione che provavo io qualche anno fa. Io ho iniziato a lavorare con lui nel 2000, stavo a San Severo e sentivo parlare di lui di un impianto, di un progetto di impianto di compostaggio, di recupero dei rifiuti da fare a Lucira. Io sinceramente lo iniziavo a sentire, però non gli davo importanza. Poi queste voci sono diventate consistenti, addirittura lui mi iniziava ad annunciare il mio ritorno lavorativo a Lucira e mi diceva che nell'arco di breve tempo, un anno e mezzo, avrebbe realizzato l'intero impianto e con l'inizio di 3 unità lavorative nell'arco di 2 anni saremmo arrivati a 45 unità lavorative. Sapete che cosa pensavo fra me sinceramente? Quello che molti pensano voi, perché io vedo molte facce indecise, magari credo o non credo, che faccio, gli do ascolto o non gli do ascolto, crediamogli ragazzi, perché io ero come voi, vi assicuro che nel giro di 2 anni quell'omino là ha realizzato il più grande impianto di compostaggio in Italia, con la più alta tecnologia avanzata applicata alla gestione dei rifiuti, e il tempo gli ha dato ragione, siamo 43 unità lavorative e poi avremmo potuto essere un sacco di più se avesse avuto una mano tesa dall'amministrazione locale.